X risparmio batteria. Mazza che bel posto. Bello, bello. Quindi mo scendiamo questo e vediamo che c'è. Siamo a fine corda, fine trapano, fine attacchi. E la corsa qui continua. Continua con anche un bel po' d'aria. Affermativo, siamo pronti. Allora sei contento? Ok. Sei contento? Mamma mia, non c'è le parole che sognare. Sì, ti racconta un po'. Ci troviamo all'interno di un fuso, in un punto intermedio. Però ci troviamo all'interno di un fuso, siamo sfugati dal ramo del quarantennale in un punto intermedio del fuso. In alto possiamo osservare un arrivo d'acqua abbastanza, direi, copioso, molto più copioso rispetto a quello da cui noi siamo venuti. Il pozzo non si riesce a stimare la profondità perché con le lampade non riusciamo ad arrivare fino alla volta. In più abbiamo l'opportunità anche di scendere. Allora, siamo al dunque. Ecco il meandro di giù che continua da un lato. Diciamo la tutta, qui la grotta si biforca. Vabbè. Sembra di sì, sembra che ci sia un meandro che scende sempre verso nord-ovest, più o meno nord-nord-ovest. Non è particolarmente stretto, ma non è anche particolarmente largo. Non è stretto, non è una roba alpina pura, però insomma, con la muta. E dall'altra parte invece abbiamo un altro posto. Dove si infila tutta l'acqua? Dove si infila tutta l'acqua e da cui si vede un lungo fratturone. Si andava per sempre io, quindi. Stiamo ad andarsi giù. No! Luis, il problema è che qua tocca tornarci. Vabbè, ma l'anno prossimo. Questa filosofia l'appoggio. Oh, buttate sto sassone, vai Cristian. Sì. Date un sassone a Cristian, ma è enorme. Date uno grosso, vai. Oh, l'anno grosso, sì. Cioè non ha fatto la chiusura, ha fatto un nodo così, boh. Io però stenderei un velo pietoso su quella cosa lì. Che è successo in faccia? In faccia? Non lo so, non ho lo specchio, l'ho scordato a casa. Wow.
Tagliando qualcuno, è tutto, è l'acqua, è l'acqua. E io che stavo lì concentrato a sentire il rumore, quello che dicevano queste persone immaginarie. Guarda se si deve di cascare. Ah, nell'occhio, porca puttana. Ma porco Dio, fammi mettere qua. Mi dici la quota attuale? La quota attuale. Da qua per uscire, se posso mettere già, sono quattro mossi. Uno è il sifone. Con gli annessi e connessi, mi devo ascoltare. Due è il 60. Poi c'è la tettoia con tutto il meandino annesso e connesso. E poi c'è l'ingresso.